Buonasera e benvenuti in questa nuova partita su Overwatch 2. In questo nuovo video giocheremo la regina dei Junker per la prima volta nella mia vita. Allora, andiamo a vedere l'abilità che ha. Un potente fucile a pompa con il sinistro, mentre con il destro lama dentata. Attiva, lancia il coltello e riattivalo per attirarlo a te assieme ai nemici colpiti adesso. È un grab. Ferisce i nemici colpiti attaccando in corpo a corpo o lanciandolo, infliggendo danni periodici. Questo è un po' da capire. Urlo di comando. Aumenti temporaneamente la salute e la velocità di movimento per te e per gli alleati. Ok, un buff. Ferisci tutti i nemici di fronte a te infliggendo danni periodici. Danni nel tempo, intende, con mattanza. Passiva. Scarica di adrenalina. Fornisce cura in base a tutti i danni periodici inflitti dalle ferite. Ok. E furia, la ultimate. Carichi in avanti e ferisci i nemici infliggendo danni periodici e impedendo che possano essere curati. Ok. Ok, ok, è da provare, eh. Quindi questo è il grab. Poi la E è la zappata qua. E maiuschi invece è il buff, così. Ok. Ah, il coltello lo tiri e poi... qua però ho fatto la cavolata, lei mi ha distrutto. Vabbè, è la prima volta che la provo, quindi ci sta anche. Nel frattempo vi ricordo di lasciare anche un bel mi piace, se state gradendo il video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate della regina dei Junker, che è il nuovo campione. A quanto pare la partita è finita. Riprendiamoci quindi il campione e andiamo. Non so cosa sia successo a questo videogioco. Ce la fai Overwatch 2, per favore? Ce la fai a farmi fare una partita con la regina dei Junker? No, a quanto pare no. Si è buggato? Ok, ci siamo. Siamo pronti? Ce la facciamo? Abbiamo lei che cura un casino, Kiriko è fortissimo a curare. Zenyatta che è difficilissimo da usare bene. E come danni abbiamo Hanzo e... sta tipa qua che è Brigitte, se non sbaglio. O Ashi, no, probabilmente Ashi. È dove dico io. Ok, sì, perché anche il coltello lo tiri e poi lo riprendi. Vediamo un po' di provarlo meglio. Tipo lo tiri così e poi tac, lo riprendi. E fai danno, vediamo un po' com'è. Ferisci i nemici colpiti attaccandolo in corpo a corpo o lanciandolo, infliggendo danni periodici. Sì, sarebbero danni corpo a corpo, cioè danni overtime, credo sia stato tolto così, periodici. Allora andiamo. Io appena inizio il combattimento mi buffo. E poi così buffo anche i compagni che sono vicino a me. Eccoci, vai. Boom! Niente, ho provato a colpirla, però lei a quanto pare è stata curata, io non molto. Peccato. I miei compagni stavano combattendo contro Hanzo. Non ho ben capito. Cioè io non capisco perché. Quando io ero il support mi mettevo a curare il tank talmente tanto che poteva praticamente resistere contro chiunque. Ora che sono io il tank invece non mi cura nessuno. Io ho fatto una marea di headshot ma non serve a niente. Niente. Qua team gap totale, ragazzi, purtroppo. Quando hai un tank che non viene curato vuol dire che i support non stanno facendo letteralmente nulla. E come vedete dall'altra parte c'è un tizio che sta curando per 1200 punti. Noi quella che dovrebbe avere tipo molto di più di lei, perché quando l'ho usata io avevo molto più di tutte le mercy che ho trovato, ha tipo un terzo. Cioè non si capisce bene per quale motivo. Curami, bestia. Le ho impedito di curarsi, vero? Sì, le ho impedito di curarsi con quell'abilità. Buono, peccato che poi io non abbia avuto la stessa... Non abbia avuto un supporto, banalmente. Continuo a morire perché non ho supporti che mi curino. Cioè, i tank sono fatti apposta per essere dei tizi, delle spugne che vengono curati dai supporti. No, qua volevo usare questo. Ok.
Guarda, guarda, lei viene curata, io no. Eccola che è partita di Ultimate. Niente, niente da fare. Purtroppo questo è totale team gap. Potrei quasi quasi abbandonare la partita e andarmene, perché, boh, non vuol dire niente. Guardate che danni che ha fatto l'altra rispetto a me, ma perché ha subito talmente tante cure che, boh, cioè, quell'altra viene mantenuta in vita e io vengo mandato al macello. Anche provando a hittare, vedete che è difficile, perché loro vengono curati a manetta e noi no. Niente, ho provato anche a buffarmi, ma avevo attivato l'abilità sbagliata. Guardate, tranquilli, proprio hanno vinto in tranquillità. Beh, altra partita completamente sbilanciata da parte di Overwatch 2, ma ormai siamo abituati. Eccola qui, scommettete che veniva curata a manetta mentre lo faceva? Guardate, guardate, piena di cure. Che strano, eh? Piena di cure con tutto il team che la supporta. Mentre il mio team in base, mentre io ero lì sotto a combattere, va bene. Andiamo a fare un'altra partita. Io vorrei uscire da questa coda, però, per favore. Ok, fammi uscire da questa coda. Non voglio giocare in questa coda. Via. Andiamo a fare un'altra partita. Vai. Partita trovata. In Oasi. Andiamo ancora con la regina dei Junker, sperando questa volta di avere un support. Sto guardando te, Kiriko, che mi curi, ok? Dato che potete vedere il mio video in cui usavo Kiriko, anch'essa per la prima volta, e andavo tipo a curare 5.000, 6.000 punti a quasi tutti al tank, perché banalmente è una delle cose più semplici da fare con Kiriko. E li facevo sopravvivere tantissimo. Cioè, andavano giù di vita, tatatam, 5 cariche di Kiriko refullati. Andavano giù di vita, refullati. Ed era fantastico. Mentre avevo il team che non faceva danno. Infatti io ho dovuto fare gli straordinari per far vincere il team. Però appunto avevo un support che mi curava. Qua boh, Kiriko sta lì. Sta lì a fare robe. Quanto posso tenerlo il coltello? Quanto voglio? Ok. Certo, un po' è anche colpa mia, perché adesso sto imparando comunque ad usare un campione nuovo, quindi devo stare attento. In questa mappa non dovrebbe essere male questa tipa. Il coltello ha la fisica? Sì. Perché mi sta colpendo in questo modo? Raga! Non gli sto permettendo di curarsi, io vorrei dire, eh. Baffino. Ah, di poco non l'ho presa. Ok, è morto, buono. Oh raga, ma degli alleati che mi curano e magicamente faccio punti. No, ho sbagliato, lo baffare. Buono. Ah, quindi se colpisci qualcuno con il coltello è praticamente un grab. Sì, è un grab. Carino. Va che non si cura. No, addormentato. Baffino. Buono. Ottimo. Ottimo, ottimo davvero. Mettiamolo là al coltello un secondo. Se qualcuno ci passa davanti.
Ah, niente, non rimane troppo a lungo in terra comunque. Mi sa che l'ho preso, eh. L'ho preso, sì. Predictato dietro il muro. No, non narcotizzarmi. Baffino, baffino, baffino. No, non ce l'ho fatta. Di nuovo mi sono confuso tra lei e il buff. Avessi premuto il buff, forse lì sarei sopravvissuto. Comunque, come vedete, con un team che ti supporta, è tutta un'altra cosa. Ero in serie di 5. Ora tocca usare la ultimate. Fagli ultimate. Buono, ne ho ammazzati due. Poi fa un bordello di danni sto coso. Madonna, muori. Baffino. Madonna, sicura, non sicura, buono. Grabbata. È morta. Oh, ma è fortissimo sto champion, raga. Ma è fortissimo sto coso. Non ha, cioè, è davvero forte. Beh, lì mi sono esposto io perché sono andato troppo avanti senza avere il team dietro. E lì è colpa mia. Però sto coso è davvero forte. Guardate i danni. È un tank tecnicamente. Ancora un sacco di denti. È Siamo in fortissimo. inferiorità numerica, attenzione. Poi lì, lo ripeto, ho sbagliato la giocata. Ho proprio sbagliato la giocata. Buono. Aspettiamo i nostri compagni qui, conviene. Posso andare avanti a caso. Fatto. Ora con loro posso anche buffarli. Buffati. Ah, peccato, al 99%. Peccato davvero. Però questa è stata una bella partita, mi è piaciuta, equilibrata. Abbiamo un po' scazzato verso la fine. Però un bel round, mi è piaciuto davvero questo. Ok, andiamo col secondo round. Devo imparare ad usare bene la Se ultimate di qualcuno me lo questo chiede, campione, però non è sono mai stato qui. fortissimo, confermo che sia davvero forte. Magari se Kiriko continua a curarmi, posso fare Ogni davvero passo tante belle alleggerisce il cose. mio fardello. Questo è letteralmente un grab. No, non volevo dire questo, volevo dire questo. È un grab e tra l'altro appunto applica ferita grave, cioè applica ferite sanguinamento, diciamo, sui nemici se non sbaglio. O comunque non gli permette di curarsi. Vediamo, eh. Infliggendo danni periodici, ok. No, volevo usare il tasto destro. Baffino. Dai, speravo di colpirlo. Un po' di cure. Ma do via tutti. Oh, raga, ho fatto tipo 300 headshot, non vorrei dire, però sto provando a fare tutto qui. Tra l'altro mi stanno tenendo in vita un casino, davvero bravi. Peccato che qua non si è riuscita a fare nulla. Per me ci mancavano un po' di danni, perché io ho resistito un casino, quindi il tank ce l'avevamo. Mi Le ributto cure ci sono nell'abissone. state e sono i danni che sono mancati un po' lì. Per fare un po', soprattutto i danni ad area, erano tipo 3 squishy tutti insieme. Andavano buttati giù lì, eh.
Andiamo a fare compagnia. E che luce non si cura, bravi. Oh, qua ci provo, però, raga. Sono letteralmente da solo ora. Non è che qualcuno dei nostri è uscito? Comunque, come vedete dai danni, abbiamo i danni del team. Cioè, abbiamo Tracer che ha fatto meno danni di me. Tracer. Boh, va bene. Ok, è entrata dopo. Pure non si spiega. Niente, più persone prende con la ultimate, più cura sta tipa. Non l'ho preso? Dove cacchio è andato? Abbiamo... Dai, porco cane! Fai quel danno! Niente, l'ho fatto alla fine. Peccato, qua... Questa è stata una partita nel primo round molto equilibrata, nel secondo non so, probabilmente qualcuno dei nostri è uscito. E... boh. Era nostro questo, nel nome? Mi sembra di sì, sì. Vediamo l'azione della partita con Kiriko, cosa ha fatto? Sono curioso. Si è teletrasportato qui. Ok, ha ultato, va bene. Va bene, va bene, ha ultato, quindi si è preso un sacco di assist. Ma per l'altro non sei un po' di merda, posso dirlo. Non ha fatto niente. Cioè, è arrivata lì, ha ultato e ucciso una persona. Boh, va bene. Andiamo a fare l'ultima partita di questo video con la regina dei Junker. Partita trovata. Torre di Dijang. Era da un po' che non giocavo in questa mappa. Andiamo con la regina dei Junker. E leggo un attimo di nuovo la sua ultimate. Carichi in avanti e ferisci i nemici, infliggendo danni over time e impedendo che possano essere curati. Ok. Quindi in realtà l'anticura è solamente nella sua ultimate. Il mio trono. Fornisce cure in base a tutti i danni periodici inflitti dalle ferite. Tutte le abilità fanno danni periodici, tranne l'urlo di comando, che ovviamente è solamente un buff. Mentre il coltello, che è la lama dentata e la mattanza, fanno danni periodici. Ok. Cioè, più fai danno, più ti curi, essenzialmente. Più fai danno con le abilità, però, non con lo sparo, questo qui. Vamos. Vediamo un po' di riuscire a fare qualcosa in questa partita. Dove vogliamo andare? Quassù? Andiamo quassù. Campo di immortalità posizionato. No, volevo usare il tasto destro. Vai, buffiamoci. Sono rimasto da solo qui. Siamo a meno di loro? Aia. Sto provando qui, raga, ma niente. Quattro persone che ti colpiscono tutte insieme è sono un po' difficili da superare. I miei compagni si sono fatti uccidere tutti come dei polli subito. Al posto di stare dietro di me, sono morti tutti insieme. Io provo a colpire la gente, ma faccio davvero poco danno. Non è morto. Quanto rimane? Quanto rimane in quel cacchio di pupazzo di neve lei? Boh, c'è rimasta per un'eternità. E poi vabbè,
Zarya che mi ammazza tranquillamente. Zarya si chiama lei, giusto? Che mi ammazza tranquillamente. Dai, dai, niente, altri due morti. Gente che continua a morire. Finalmente uno scontro alla pari. Nada. Aspettiamo i nostri compagni. Non ha senso andare là da soli. E sì, vai, spara, spara. Bravo. Fatti colpire, mi raccomando. Ho fatto tipo 5 headshot qui, ma non è servito a nulla. Paffino. Primo round perso, ovviamente. Boom! Insomma, anche qui mi sembra un team un po' scarsino, eh. Andiamo a vedere un po' i danni e le cose. Ragazzi, minchia, Torbjörn non ha fatto niente, eh. Cioè, Torbjörn ha fatto 400 danni in più di me, che sono il tank. Massacro. Non stavo Mit, non so ascoltando. cosa voglia dire, sinceramente. Forse. No, non è il. No, non c'entra niente con PDA. Mit cos'è? Che Superate il sono quello limite. che ne ha di più di tutto Non il c'è team. nulla che non possa guarire. Forse danni. Danni scudati. Danni assorbiti con gli scudi, magari. Starebbe per tipo mitigati. Non so, però. Non so per cosa stia Mit. Niente, poi con le cure invece ci siamo abbastanza in realtà, con le cure non. Le cure qui non sono mancate, proprio i danni che mancano. La gente che deve fare più danno. Oh, come? Chi è che mi ha shottato? Ah, è McCree. Vabbè. McCree arriva, ti spara due colpi in testa e ti ammazza. Giustamente, è un danno quello che deve fare. Però magari è un tank, eh? Farlo resistere un pochettino in più. Certo, io non sono un tank con tantissima vita, me ne rendo conto. Faccio anche abbastanza danno. Ma quello scudo che è impenetrabile, non capisco. Niente. Niente da fare. Mei riesce a morire magari? No? Niente? Niente. Morta Mei almeno? Sì, dovrebbe essere. Credo morta. No, forse no. Eccola lì di nuovo. Eccola lì a fare un bordello di danni a tutti. Che odio Mei. Cioè, eroe proprio di merda Mei. Niente da fare. Ma mi sono anche dimenticato di buffarmi, ma ragazzi, qui è proprio una differenza di team abissale. Abbiamo Bastion che fa tanto danno, ma l'altro non fa danno, cioè l'altro è come non averlo praticamente, Torbjörn. Non sta facendo nulla. Anche i danni di Mora sono un po' pochini, è vero che sta andando di cure, per carità. Sta andando di cure, però. E qui sono arrivato, ho buffato un po' tutti, non possiamo entrare qui dentro? Così da prendergli magari il punto. Niente. One shottato da McCree di nuovo. Vabbè, qua mi sembra palese che ci sia un netto divario di abilità tra i due team. Quindi qua la colpa della sconfitta è di Overwatch, che ha matchato queste persone che hanno delle abilità completamente diverse. Ecco. Azione migliore della partita del champion, che mi sta più sulle balle di. Anzi, dell'eroe, che mi sta più sulle balle di Overwatch. Mei. Guardate che abilità incredibile. Tutti fermi, non possono fare una sega. E lei, tac. Fortissima. fortissima. Sfida stagionale completata. Boh, va bene. Io direi di fare un'altra partita. Un'ultima partita, dai. Per la regina dei Junker facciamone 4 nel video. E speriamo di prendere magari una partita buona con un team decente o quantomeno
fattibile come partita e vediamo cosa ci mette. Partita trovata. Trasferimento In Nepal? Ah, anche questa mappa da un po' che non la giocavo. Vediamo come si comporta con la nostra regina dei Junker. Vediamo, eh. Non dovrebbe essere male, qui è una mappa relativamente piccola. Ho visto che questa tizia soffre molto le lunghe distanze. Il mio trono è dove dico io. Vediamo cosa si riesce a fare, Un'altra eh. Proviamo un canestrino? missione. Ci sto. Lo proviamo? Dai. Tac. Come va? No, di poco! Konnichiwa. Se la Di stanno cercando, pochissimo. diamogliela. Di pochissimo davvero. Ciao. Dai, pronti, eh. Vamos. Via, Conquista via, via, via. l'obiettivo. Eccomi. Mostriamo loro un paio di trucchi. Che abbiamo in squadra? Vabbè, Kiriko è fortissima davvero con le cure. Ha senso prenderla. Cattivi in arrivo, facciamo rifuori. No, voglio usare il tasto destro. Baffino. Ma lei para il mio danno con quello scudo. Cioè, para anche gli effetti secondari. Che para il mio danno? Ok, no. Fare giusto. Anche gli effetti secondari. Baffino. Ho preso qualcuno col coltello, non so se l'avete visto, ma sembrava forse Tracer. Anche qui ne ho preso un altro col coltello. Comunque Zarya non muore, eh. Vorrei farvi notare che Zarya non muore. Boh, 4 headshot, niente. Fresca come una rosa. È tosta questa partita, eh? Bella combattuta. Il coltello lo puoi spammare praticamente in realtà. Via. Oh, non narcotizzarmi. Ancora narcotizzato. Ok, dai, perlomeno abbiamo vinto. Ok, dai, questo mi sembra un team umano, almeno. È stata relativamente combattuta, loro sono riusciti ad arrivare sul punto verso metà round, ma li abbiamo subito rispediti via. Adesso si fa Quella Zarya ha sentire. fatto tantissimo. Ecco, questo mi vuole buttare via la mia palla, infatti. Infame. Non sapevo che facevi sta Se cosa. agiremo bene, Cattiva. non sapranno nemmeno cos'è Ecco, lui ha successo. provato a far canestro, non ce l'ha fatta. Boom, via. Guarda come ci prova. Attenzione, nada. Pumba! O quasi. Immaginate se avessi fatto canestro in questo modo. Spero che abbiano fatto.
Allora, andiamo un po' a vedere qui cosa si riesce a fare. Mi piace questa mappa comunque. Offre molte vie d'accesso al punto. Non sei praticamente sicuro quasi da nessuna parte. È molto buona. Cioè, hanno già capito che arriveranno qua. E se lo tiro troppo lontano, comunque c'è un limite. Riusciamo ad ammazzare sta tipa? Boh, cioè, è un portale. Immortale, letteralmente. Battiamoci un po'. No, no, davvero immortale. Cioè, io non capisco Zarya come mai non muoia. Boh. Zarya non capisco che scudo abbia per non morire. Se è uno scudo che pari, para proprio tutti i danni oppure qualcos'altro. No, volevo usare il tasto destro. Va bene, grazie per questo danno assurdo. Va bene, non ha senso focussare Zarya davvero. Però se mi arriva così vicina. Niente, è morta. Ha usato la ultimate lei, ci ha distrutti praticamente. Comunque non è molto resistente questa tipa, questa regina dei Junker. Cioè, se non usa il buff non è proprio così tanto resistente. Col buff sì, e magari con qualcuno che mi cura lì ero completamente scoperto. E stiamo andando al macello uno dopo l'altro. Bravo, bravo Kenji. Buffino? Muori. Baffino. Lei non muore. Non si sa bene come, ma non muore. Facciamo la cattura. Crepa. E niente, mi serviva qualcuno a curarmi qua, ma erano morti tutti. Appena morti tutti. Ok, qualcuno di noi cambia eroe. Prendono Reaper. Boh. In questo round non è che anch'io abbia giocato benissimo, infatti. Peccato, secondo round perso. Io non capisco come mai questa tipa non prende danni comunque. Cioè l'avevo usata qualche volta nel primo Overwatch, ma non mi ricordo come mai il suo scudo sia così forte. Ok dai, questa è la bella. Questa è la bella. Non stavo ascoltando. Vediamo se si riesce a far canestro. Sono sempre un po' troppo storto qui. Occhio ai fianchi, potrebbero tentarsela. Ok. No, se arrivo sempre un po' storto qua, o sbaglio? Non è possibile mettersi giusto o vedo male io? Boh, a quanto pare no. Beh, colpiamola un po' storta allora, ma niente. Impossibile qui. Ok, carina l'architettura qua. Anche questa mappa non l'ho ancora fatta. Oh, Lucio che se ne va, tranquillo. Buono. Muori.
Devo capire anche se... No! Vai su, vai su, vai su, vai su! Ok. Pensavo di stare per cadere. Ok, lui l'ho tirato giù, buono. Peccato che abbia nel frattempo grabbato anche il nostro compagno. Però si è presa un po' di danno, ed è scappata. È Tracer. Buono. Pepa. Ok, niente male. Vado da dietro qui. Speravo di prenderli di sorpresa. E questo round sta andando un po' a senso unico, eh. Ritiriamoci. Ritirata tattica. Via. Anche se ora il momento della ultimate, cioè. Lui però non avrebbe potuto curarsi, o sbaglio? Sono andato in serie di 7. Ma con la ultimate non toglievo la possibilità di curare? O lui si è... Boh. Sembra strano che Rodox si sia curato subito. O il debuff dura davvero poco. No, non chiudermi dentro. Ok, abbiamo vinto Overwatch, spray di Overwatch base. Vediamo se magari l'azione del game sarà la mia. Non penso, però, infatti. Reaper, fatemi indovinare. Preme Q. E guarda caso, alla ultima etapa. E via. Dai, perlomeno poi si è fatto anche una kill. Bravo. Cioè, almeno quello. Non ho solamente dovuto premere Q. Ok, partite consecutive. Ah, ti danno pure più premi se giochi più tempo, più partite consecutive. Ok, ma direi che per noi invece è tutto. Per questo video è tutto, in cui abbiamo giocato, abbiamo provato per la prima volta e, insomma, imparato un po' la regina dei Junker, il nuovo eroe aggiunto in Overwatch 2. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate sia di Overwatch 2 che della regina dei Junker. Ed infine, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!